Perché non andiamo a fare una passeggiata? Andiamo a prendere un gelato? Ma dove vai andare? Ragazzi, ma non vi annoiate sempre con questi cellulari? No, è così divertente. Ma questi giovani d'oggi non sanno proprio come divertirsi. Sempre con questa geggia in mano stanno. Gli aveva detto quel vecchio che noi non ci divertiamo con i telefoni. È perché lui si diverte con qualcosa. Sto antico. Signore, ci scusi tanto. Sono sicura che i miei compagni non volevano offenderla. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Io mi chiamo Gaetano. E tu come ti chiami? Io Lucia. Lucia, vieni, siediti vicino a me. Lucia, hai mai avuto desideri? Non ci ho mai pensato. Io sì, tanti, però uno non si è realizzato, non si è mai realizzato. Vorrei portarvi indietro nel tempo, nel mio tempo. In che senso? Nonno, che bello vederti felice. Ma cos'è questo oggetto? Questo non è un semplice oggetto, è un gioco che si tramanda da generazione in generazione. Un giorno questo sarà tuo, così portiamo avanti la nostra tradizione. Buongiorno ragazzi! Buongiorno! Buongiorno!
Prof, ma cosa c'è in quella scatola? In questa scatola non c'è ancora nulla. La scatola dei desideri. Esatto, la scatola dei desideri. Perché adesso ognuno di voi scriverà su di un foglio un proprio desiderio e lo metterà in questa scatola. Poi leggeremo i desideri. Bene, adesso peschiamo il primo. Il primo desiderio che ho pescato è quello di Lucia. Desidero condividere con i miei compagni un viaggio indietro nel tempo per tramandare i valori e le esperienze delle vecchie generazioni. Ma è un desiderio impossibile! È vero, che desiderio è? Cosa ci facciamo qui? Ragazzi, non è un desiderio impossibile. Ce l'ho anch'io, era di mio nonno, però l'ho abbandonato perché i miei amici mi prendevano in giro. Se abbandoni il cellulare, io ti insegno come si usa. Davvero, lo desidero tanto. Lucia, grazie per averci fatto togliere lo sguardo dallo smartphone.